Fano TV, buonasera e bentrovati. Secondo appuntamento con Fano Music Story 2, inevitabilmente, perché andiamo subito a parlare di questo secondo capitolo, di questa magica, come la definisco io ormai da un po', enciclopedia della musica, e questa volta mi sento particolarmente a casa. Do di nuovo il benvenuto a Paolo Casisa, bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, secondo volume, prima di presentare i nostri ospiti, che cosa c'è in questo secondo volume di Fano Music Story? Beh, bisognava finire il lavoro. Certo. Quindi nel primo volume c'era la storia della musica fanese dagli anni 30 alla fine degli anni 70 e sul secondo volume c'è la storia dei musicisti, dei cantanti, dei gruppi degli anni 80, sì. Quindi che hanno iniziato l'attività anni 80, primi anni 90. In più c'è una retrospettiva di qualche anno prima con la storia delle discoteche, delle radio libere e dei DJ di Fano che hanno divulgato ottima musica, perché all'epoca era veramente ottima musica quella che veniva divulgata nelle discoteche e nelle radio libere dai DJ. A Fano dal 76 in poi, perché le prime radio libere di Fano sono nate appunto nell'estate del 1976. Di questo libro è stato fatto, come del primo, una presentazione con due lunghi concerti al Lido il 2 e 3 agosto dell'anno successivo, quindi del 2013. È uscito d'estate. Sì. È uscito d'estate apposta, okay. Proprio così come il primo volume è uscito d'inverno per avere la possibilità di essere venduto durante le festività natalizie, questo l'ho programmato, la scrittura e l'uscita, proprio per dare la possibilità al Comune di Fano di organizzare degli eventi che potessero essere per tanta gente, perché nel primo concerto al J-Lounge ovviamente era un locale, ma questa volta eravamo al Lido. E quindi sono state due serate veramente molto belle. La prima, il 2 agosto, dedicata ai cantanti e cantautori, dove si suonava in acustico. Sì. Quindi l'anima della musica cantautorale, chitarra, voce, pianoforte, voce. Il giorno dopo, invece, i gruppi musicali, il 3 agosto, molti dei quali si sono anche in questo caso riformati per la prima volta dopo 30 anni per essere sul palco. E si sono esibiti una decina di gruppi musicali e lì si è menato, perché c'è stato il punk, c'è stato il pop, il rock, la new wave, tutte le varie forme anche di musica con i campionamenti, elettronica, insomma la disco music. Sono state due serate veramente molto belle. E allora si parla di locali, si parla di radio libere. Io in un'unica parola direi Luca Valentini. Ciao Luca, ciao, ben Mariella, trovato. Ben trovati, grazie. Beh, DJ / disc jockey, che è sempre riduttivo chiamare così chi ha fatto radio in quel periodo, perché siete stati e siete tuttora dei cultori musicali con la C maiuscola, non solo conoscitori dei pezzi, l'attacco, minuto, anzi secondo per secondo, ma conoscevate proprio e conoscete tutta la storia della musica, di quel gruppo, piuttosto insomma di quel cantante. Quindi la conoscenza della musica a tutto tondo, veramente. Sì, la conoscenza della musica è importante. Io faccio sempre questa domanda a me stesso e anche ai colleghi che incontro. Viene prima la musica o la radio? Perché molti si sono avvicinati alla radio per la passione della musica. Sì. Molti altri invece si sono avvicinati alla musica per la passione della radio. E, tra l'altro, la scorsa estate, avendo intervistato Linus a Passaggi Festival, ho fatto anche a lui questa stessa domanda
e lui mi ha detto quello che un po' è la mia storia, cioè nasce tutto dall'ascolto della radio. Quella volta i programmi musicali erano pochissimi, c'era Dischi Caldi con Giancarlo Guardabassi, quindi la posizione dalla undicesima alla ventesima, c'era la Hit Parade con Lelio Luttazzi, i primi 10 posti, e poi alla sera, alla notte, c'erano i programmi un pochino più importanti per i giovani, che erano Supersonic, oppure per voi giovani, Pop Off, con tutta una serie di DJ, quella volta si chiamavano disc jockey, che proponevano, come diceva Paolo, la musica più bella che abbiamo avuto, perché negli anni 60, fine anni 60, tutta la decade dei 70, la musica è stata veramente molto, molto importante, molto bella. E la radio è... Ecco, una cosa che mi piace dire è questa. L'Associazione Italiana Disc Jockey, che riuniva i DJ sia della radio che della discoteca, era associazione degli informatori, degli operatori dell'informazione musicale. Ah, ecco, proprio. Quindi era associazione degli operatori dell'informazione musicale, perché come dicevi tu, Maria Elena, non era solo l'annuncio della canzone, era anche dare un po' più di contenuti, quindi la storia del gruppo, del cantante, ma anche il testo, perché la musica è importante, ma per i giovani quella volta era molto importante anche il testo, sia dei cantautori italiani, ma anche degli autori stranieri. Poi magari vediamo anche qualche cosa più nel dettaglio. Sì, quindi una cosa diversa da quello che è lo speaker radiofonico di oggi, ma ne parleremo dopo. Senti, c'è un ricordo che ti sta particolarmente a cuore nella tua carriera musicale in un determinato periodo, qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Ma guarda, io ho, non so se definirlo pregio o difetto o condanna addirittura, ho una grossa memoria, una buonissima memoria, è una memoria legata alle emozioni. Io ricordo benissimo tutti gli eventi, tutti gli avvenimenti che ho vissuto negli anni della radio, perché l'emozione era tanta e quindi sono ancora molto vivi in me. Cosa posso dirti? Ce ne sono tanti. Ci sono anche le discoteche, eh? Ci sono anche le discoteche. Allora, partiamo dalle discoteche, partiamo insomma lì, che è un'altra cosa, no? Il mondo della radio ha il suo fascino, poi dopo vai in un locale, hai anche il contatto diretto comunque con, certo, il pubblico, con la, certo, gente. Sì. Nasce però tutto insieme. Sì. Le discoteche degli anni 70 erano strettamente correlate alla radio. C'è una famosissima discoteca americana, il Paradise Garage, che è diventata mitica perché un DJ, Frankie Crocker, alla sera, alla notte, trasmetteva le canzoni che si ballavano il giorno prima al Paradise Garage. E la gente conosceva le canzoni proprio grazie a questo tandem tra il DJ della discoteca Larry Levan, famosissimo, e Frankie Crocker. E anche da noi funzionava un po' così, cioè il DJ che era alla radio lavorava anche in discoteca. Era comune questa cosa. Molti DJ famosi hanno lavorato anche nei locali. E da noi stessa cosa, perché nei vari club che abbiamo avuto, sia a Fano che nei dintorni, tanto per ricordare, Roberto Farabini alla Capannina o al Cobra, Gabriele Rondina al Metauro e poi Boomerang. E c'eri anche tu? E c'ero anche io. Poi chi posso dire? Sergio Ferri al Masai, Radio Masai e Masai Club. Quasi tutti avevano questa doppia valenza. Lavoravano in radio e poi in discoteca. A proposito di radio, so che qualcuno ti chiamò per un provino in una radio famosa, sì, in tutta Italia, ma Luca Valentini partiva militare. Allora, l'8 novembre 1982 la RAI sbarca sulla modulazione di frequenza. Prima la RAI trasmetteva solamente in modulazione d'ampiezza, quindi è arrivata molto in ritardo rispetto alle radio libere che sono nate nel 75-76 ufficializzate. E la RAI fa un bando di selezione per speaker, annunciatori. Vado a fare il primo provino nella sede regionale di Ancona insieme a Francesco Boiani, siamo andati giù tutti e due. Che salutiamo. E io poi ho passato questo primo provino, mentre sto montando, sembra impossibile ma è la realtà, mentre sto montando sul treno che mi portava a Taranto per Maricentro,
quel momento lì. Mi arriva una telefonata dalla sede regionale di Ancona e mi dice: guardi, lei ha superato il provino, deve andare a Roma a fare la seconda selezione. E io ho detto: guardi, io la ringrazio tanto, però ho la valigia, vado a fare il militare. Quindi no. È saltato tutto. No. Alla RAI ci sono andato qualche anno dopo, alla sede regionale della RAI di Ancona, ho lavorato qualche anno insieme ad un amico, purtroppo scomparso, Aladino Mencarelli, che è stato il primo direttore di Radio Esmeralda, una figura molto importante per Fano, perché Aladino è stato un fanese autentico che ha dato tanto alla città, anche dal suo lavoro, insomma, non mancava mai di impegnarsi per Fano nei vari servizi che la RAI faceva. Quindi lo ricordo con grande affetto e con grande stima. E quindi la RAI Stereonotte era un po' il mio sogno, che purtroppo non si è avverato, però nel corso degli anni, soprattutto grazie alla rete, a Facebook, sono entrato in contatto con tutti quelli che erano i miei miti della giovinezza, perché io ascoltavo molto sia la radio che leggevo i giornali, e quindi ho stretto delle relazioni con i vari Alberto Castelli, Stefano Mannucci, che tra l'altro abbiamo ospitato a Fano con l'associazione, ha presentato il suo primo libro Il suono del secolo in una festa della musica. Alberto Castelli lo abbiamo avuto con un contributo audio quando abbiamo fatto Rock i 40 Story. Anni della Radio Libere, sì. E Giampiero Vigorito, che tutt'oggi è molto attivo sia radiofonicamente che sui social, e anzi voglio dare una notizia che poi credo che Giampiero Vigorito darà personalmente. È uscito, o deve uscire proprio tra pochissimo, il libro Rai Stereonotte. Sì, dove ognuno poteva dare il suo contributo. Sì, dove ognuno poteva dare il suo contributo, e dove c'è la storia di questa trasmissione della Rai, che è stata veramente una cosa innovativa, dirompente. Allora, Rai Stereonotte iniziava a 12:30, dopo il giornale della mezzanotte. Partiva la sigla, un brano musicale fatto appositamente, che è Viaggiando di Roberto Colombo, inedita. E poi l'annuncio era Rai Stereonotte, musica e notizie per chi vive e lavora di notte. Faccio un attimo una riflessione su questo sottotitolo: la musica per chi vive e lavora di notte, come se le due cose fossero distinte. Una cosa è vivere e una cosa è lavorare. Ecco, intanto mettiamo in chiaro questo. Quindi ci vuole la musica giusta per sopportare Mica tutto semplice. Questo. C'è da pensarci, no? Sì. Perché effettivamente se uno ascolta la radio di notte mentre lavora ha una connotazione un po' particolare. Se uno l'ascolta in un altro contesto è diverso. A questo proposito hanno realizzato anni fa un sito che si chiama Via Po 14, perché Via Po era la via dove la RAI aveva la sede, da dove trasmettevano RAI Stereonotte, non era Via del Babuino o altre sedi. Quindi Via Po 14 era la sede ufficiale di RAI Stereonotte. Hanno fatto questo sito dove hanno raccolto quasi tutte le trasmissioni, è una cosa bellissima, quindi invito i giovani e anche i nostalgici a riascoltare queste cose, perché sono veramente inedite. E nel titolo, nella home page, c'è una frase bellissima che vi voglio dire: un viaggio inizia con una strada da percorrere, sogni, speranze, valigie cariche, amicizie e solitudini, ma soprattutto con una canzone che ti accompagnerà per tutta la vita. Bellissimo. È bellissima. E il contributo che ho dato a questo libro è un ricordo che vorrei dire. Da ragazzi non tutti avevano l'auto, perché magari molti non erano ancora diciottenni. Quindi si andava in 4 o 5 in un'unica auto a fare il giro di notte con Rai Stereonotte accesa, ed era talmente bella la musica, ci prendeva tanto, che si arrivava alle 6 della mattina, perché Rai Stereonotte iniziava a 12:30 e finiva alle 6. E quindi ha lasciato un po' il segno. Notti in bianco motivate. Notti in bianco motivate. Sì, sì. Giampiero Vigorito è stato così gentile da registrare un vocale per noi apposta,
e che adesso lo ascoltiamo, quindi ringrazio tantissimo Giampiero per il regalo che ci ha fatto. Allora sentiamo subito questo contributo audio. In questi giorni nelle librerie, nei siti online specializzati è possibile trovare il libro Rai Steranotte, il libro Rai Steranotte, un marchio storico della Rai che fa riferimento a un programma radiofonico andato in onda dal novembre dell'82 fino al 95 inoltrato e che è considerato ancora oggi come un programma in qualche modo pionieristico della radio italiana. Era il periodo in cui la Rai, sulla scia dell'esperienza dei network e delle radio private, apriva i propri canali FM, un po' in ritardo a dire il vero, perché ormai il boom delle radio private e dei network era già avvenuto. Quindi venne lanciato Restero 1, Restero 2 e Restero Notte. Restero Notte andava in onda tutte le notti dalla mezzanotte alle 6 e inizialmente venne preso come un programma di secondo piano, anche perché il nostro funzionario capo Pierluigi Tabasso, purtroppo compianto visto che è scomparso qualche anno addietro, un vero visionario della radio, venne inizialmente un po' ostracizzato perché non si riteneva che durante la notte ci potesse essere un numero di ascoltatori sufficiente e gli dicevano, anzi quasi schernendolo, ma chi ti sente a quell'ora? E invece poi con il tempo il resto della notte ha dimostrato di avere un bacino di utenza molto ampio e di rimanere nell'immaginario collettivo come uno dei programmi radiofonici di maggiore ascolto, legato ad una libertà di programmazione notturna notevole. Il libro consta di vari interventi, la prefazione di Carlo Massarini, c'è una introduzione di Luca De Gennaro e ci sono appunto altri ricordi e altri inserimenti, altri contributi. Tra questi ci sono quelli dei VIP, dei personaggi celebri, noti, cantanti, artisti, gente di spettacolo, autori e scrittori che ricordano le loro notti trascorse all'ascolto di questo programma in radio e c'è una foltissima schiera di ascoltatori che attraverso un sito Facebook, un gruppo che abbiamo organizzato, ha lasciato il proprio contributo, il proprio ricordo, i propri aneddoti e tra questi c'è Paolo Casisa che ha voluto appunto anche lui far parte di questa elite di nostri ascoltatori. Io vi ringrazio di tutte. Sono Giampiero Vigorito. Allora, noi ritorniamo a Fano perché poco fa, Luca, abbiamo citato un collega e un amico, Francesco Boiani. Ripartiamo da lì. Allora, Francesco Boiani, sì, grande amico prima e grande collega. Francesco ha iniziato a Radio Smeralda nel 76, fine 76, e da allora siamo stati sempre a stretto contatto. Poi ci siamo ritrovati a Radio Fano e abbiamo avuto anche un appuntamento speciale proprio in occasione dell'uscita di Fano Music Story numero 2, quando abbiamo organizzato, grazie a Paolo che ha fatto veramente un lavoro quasi incredibile, abbiamo fatto una festa allo chalet in riva al mare, sì. Mi pare che l'avevamo intitolata Vinyl on the Beach, con un disco che sì. Si squagliava sulla sabbia sì. Ardente. Abbiamo anche l'immagine della locandina. Con dei set programmati di tutti i vari DJ, sia delle radio che delle discoteche. Nel programma c'era il trio indissolubile, quindi Armando Donini, che saluto, purtroppo Armando ci ha lasciati da poco, io e Roberto Farabini. Roberto Farabini non può più essere presente e quindi Francesco, che doveva fare il set da solo, viene da noi e dice «Ah, io voglio stare con voi assolutamente». Perché... e quindi abbiamo fatto il set tutti e tre insieme. È stata una serata veramente incantevole, piena di gente. Non, Paolo, ti ricordi? Abbiamo avuto un pienone sì, inaspettato. È stata una cosa bellissima. Tutti a ballare sui tavoli, sì, sì, proprio è stato... disco music a palla. Sì, anche perché poi Francesco è stato il DJ ufficiale per tantissimi anni della famosa festa di carnevale della carnevalesca per i giovani che si faceva
prima a San Cristoforo, poi al Politeama e poi nel tendone della Carnevalesca. E Francesco era sempre il DJ. E quella sera allo chalet, mi ricordo, disse: adesso vi metto una canzone che ballavate alle feste del Politeama, dove molti di voi sono nati. Grazie a quella canzone. Grazie a quella canzone. Conoscendolo, è una citazione sua, poi dopo ripetuta magari anche in altri contesti, ecco, non così, ma riadattata poi e resa più attuale. E quindi ha scatenato la pista. Mi pare Mamma Mia aveva messo degli ABBA. Sì, è una delle sue preferite, confermo. Paolo, con te invece ci spostiamo a Torino. Sì. Per fare che cosa? Perché il secondo libro, come il primo, è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino grazie alla Regione Marche, che mi ha ospitato insieme agli editori marchigiani. Quindi per 4 giorni ho avuto l'opportunità di avere una mia postazione in cui presentare il libro fisicamente alle tantissime persone che arrivavano, ma anche di avere una diretta web di mezz'ora solo per me, in cui ho potuto appunto spiegare sia alle tante persone presenti che in diretta web in tutta Italia le caratteristiche del libro. Ed è stata un'esperienza bellissima, perché il Salone del Libro di Torino è veramente un luogo magico. In quei giorni lì ci sono tutti. Ci sono tutti i giornalisti, tutti i cantanti, tutti gli attori, tutti i personaggi televisivi, ma li incontri passeggiando. Quindi molti mi hanno avvicinato, molti hanno voluto avere una copia del libro e quindi ho avuto la possibilità, che ne so, di parlare con Ivano Fossati, con uno dei miei miti giovanili della batteria come Tullio De Piscopo, Loretta Goggi, che era a Torino con la regista Cinzia TH Torrini, che lavoravano al programma Sorelle con Anna Valle. Insomma, sono stati 4 giorni magici in cui ho incontrato tante persone importanti che si sono portati a casa il libro e a me fa piacere pensare che, ne so, Piero Pelù, nella sua libreria ha anche Fano Music Story 2. C'è stato un piccolo intoppo, un aneddoto lo voglio raccontare anch'io. Prego. Perché Francesco De Gregori, sì. La sua fama è stata degna anche del mio incontro. L'ho incontrato mentre faceva la firma dei suoi autografi, no? Quindi c'era tanta gente, io pian piano mi avvicinavo col libro, no? Gli ho dato il libro, ma quando ho tirato fuori la macchina fotografica, tentando di immortalarlo col libro, lui si è fermato un attimo, ha preso il libro, l'ha posto dietro di sé e poi mi ha detto: ah, Birbante, ma poi tu ti giochi la mia immagine. Bellino. Si chiamano diritti d'autore. È bellino. Va bene. Per fortuna gli altri no. Ivano Fossati mi ha fatto un sorrisone a 57 denti e mi ha tenuto a parlare 10 minuti. Come dire... Sì, c'è chi se la tira, oggi si usa pochino, questa espressione, sì. C'è chi no. È così, insomma, è così. È stata comunque un'esperienza bellissima, molto bella. Allora, abbiamo parlato di Francesco Boiani, abbiamo parlato di radio... Parliamo di Radio Libere, cioè qual è stato il momento in cui tu le hai scoperte, Paolo? Ah, bella domanda. Sì, c'è un momento particolare. Io già suonavo la batteria da tanto tempo, qualche anno. Ad un certo punto un mio amico ha acceso la radio, l'ha sintonizzata, ero a casa sua. L'ha sintonizzata su una stazione strana che conosceva solo lui. E io ho sentito la voce di un mio amico che metteva su un disco dei Pink Floyd. L'emozione è stata tantissima perché immagina la situazione. Noi ragazzi a metà degli anni 70, se volevamo sentire la musica che piaceva a noi, non potevamo assolutamente andare per radio, perché lì si sentiva Claudio Villa, Nilla Pizzi, Mino Reitano, certo. Nilla Pizzi magari no. Erano i must dell'epoca. No? Mario Tessuto. Peppino Gagliardi, no? Il rock che piaceva a noi e che, di cui noi compravamo i dischi, non, per radio non c'era. Ecco, Pink Floyd, il mio amico era Gianni Valentini, con cui suonavo
anche all'epoca, avevamo già fatto un paio di concerti, il nostro caro amico Gianni. E quello è stato il momento in cui io ho capito che una radio fatta a Fano poteva veicolare la musica che piaceva a noi, perché eravamo noi stessi che la facevamo, cioè noi ragazzi, in quel caso Gianni, ma nel giro di 4-5 mesi mi sono ritrovato un sacco di amici musicisti che faceva lo speaker, il DJ, non so, come conduttore, non c'erano forse i nomi all'epoca ancora. Cioè, si usava solo il nome di battesimo, nemmeno il cognome. Esatto, esatto. E invece tu che ricordo hai delle prime radio libere di Fano? Innanzitutto bisogna inquadrare lo scenario. Quindi Fano ha avuto tre radio libere. Radio Esmeralda, Radio Fano, nate nel 76, e poi da una scissione con Radio Esmeralda, Radio Venere. Per quanto riguarda Radio Fano e Radio Esmeralda, mi piace un po' pensare come quando si dice sulla nascita dei gemelli che il più anziano non è quello che nasce prima, ma è quello che viene concepito prima. Non si è mai capito se è nata prima Radio Esmeralda o Radio Fano. Ah, questo è dettagliato bene. Però ognuno dice la sua, la verità non c'è. Ognuno dice no, certo. Che... Però ecco, è vero, l'unica giusto. Cosa certa è che Radio Venere è venuta dopo, poco dopo, da una scissione con Radio Esmeralda. E tutti i ragazzi appassionati di musica volevano fare radio, moltissimi, eravamo tanti. Ricordo che venivamo scaglionati, perché eravamo così tanti e volevamo tutti fare il programma o di rock o di pop o dei cantautori, e quindi trasmettevi ogni settimana oppure ogni 15 giorni. Però siccome eravamo pagati a gettone, non mi ricordo se prendevamo 1000 lire all'ora o qualcosa, o forse anche meno, si facevano altre trasmissioni. Gianni Valentini, per esempio, che tu hai ricordato che ha messo i Pink Floyd, oltre a fare il programma di rock, faceva le dediche, perché il programma di punta delle radio era lo spazio delle dediche. A Radio Esmeralda c'era Musica Amica, a Radio Fano poi c'è stato G-Man, no? Canestrario. E quindi per guadagnare qualche cosina si faceva anche il programma di dedico, il programma della musica per i bambini, quindi era abbastanza familiare la cosa. E man mano nel tempo le radio si sono professionalizzate e si sono anche un po' spersonalizzate, perché non c'è più quello spirito pionieristico che c'era quella volta. Adesso il DJ, lo speaker è legato in uno schema rigido, quindi ha 30 secondi per fare l'annuncio, 3 minuti per fare il commento, le canzoni non le sceglie lui, le pubblicità vanno in automatico. Allora, pensate che una volta, poi tu Maria Elena dovresti ricordarti. Sì, vengo dalla radio, questo lo diciamo, radio. Lo posso dire. Le pubblicità erano registrate su cassetta. Sì. Che duravano, allora prima si usavano le C45, quindi immaginate che lavoro. Poi si facevano le cassettine. Che per mandarla indietro inserivi la penna, esatto, nella rotellina dell'audiocassetta e posizionarla al secondo giusto. È semplice, questo eh? Si faceva. Sembra facile, invece... Immaginate ogni quarto d'ora dover riavvolgere 10-15 spot. Quindi il DJ quella volta faceva, sceglieva i dischi, si girava, prendeva i dischi e li metteva, parlava, prendeva le telefonate, metteva le pubblicità, quindi era un lavorone. Però questo lavorone, diciamo, anche se poi tutto digitalizzato, si fa tuttora, ma per come ho vissuto la radio io sono una speaker radiofonica, cioè un intrattenitore. Ecco, tu sei un cultore musicale che è molto, molto, molto di più. Beh, no, di più no, è diverso, sono due aspetti diversi. Quindi c'è stata un'evoluzione. Un'evoluzione, proprio. Però ecco, oggi vedo, soprattutto nei network, che lo speaker fa lo speaker, cioè anche sì, i testi non sono suoi, legge quello che il programmatore, gli autori gli propongono, gli forniscono sullo schermo del computer. Poi di nostro ci rimane, ecco, la capacità e il modo di interpretare una notizia, no? Assolutamente, più o meno seria, certo, detta da me, detta da Paolo, certo, detta da te, insomma, certo, può certo, cambiare, insomma, certo, l'enfasi certo, personale, quindi certo, qualcosa di nostro salviamolo. Certo, certo, sì, sì. Bene.
Vogliamo aggiungere altro, Paolo? Ma diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Sì, vogliamo anticipare qualcosa? Beh sì, sarà il lavoro dell'Associazione Culturale Phono Music Story, di cui Luca Valentini è stata una colonna, veramente un braccio destro notevolissimo. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Ti ringrazio di questo. Grazie perché, a te, Paolo, anche per l'impegno. Perché è stato veramente un periodo bellissimo. Se non ci fossi stato tu, con il tuo impegno non sarebbe stato possibile fare nulla. Ognuno ha fatto il suo e siamo arrivati a questo punto. No, una cosa molto bella da ricordare è quella conferenza che abbiamo fatto per celebrare i 40 anni delle Radio Libere, 1976-2016, ed è stato un evento molto, molto bello. Molto sì. Bello. E questo, anticipando anche la quarta puntata, dato che ci siamo, che sarà dedicata al canale YouTube La Musica di Phano, dove quell'evento... di cui parli tu, è presente integralmente ed è stato registrato da Phano TV. Sì, praticamente. Quindi è chiuso il cerchio. Tutto Phano presente, perché è tutto Phano abbiamo presente, avuto esatto. Quasi 20 ospiti, mi pare. Sì, molto bello, sì. Bene, grazie Paolo Casisa. Grazie a te. Io ringrazio i telespettatori, ringrazio Riccardo Sora in regia e tutti voi per l'attenzione.